si sarebbe verificata una morte per colpa del virus West Nile o West Nile che dir si voglia. La puntura di una zanzara infetta infatti avrebbe provocato la morte di un 77enne, residente a 100, sofferente di problemi a livello cronico di tipo cardiorespiratorio, il quale avrebbe perso la vita all'ospedale Ferraresi di Cona. Il paziente, dopo la caduta lo scorso 24 luglio, è stato trasferito a Cona il giorno successivo, per colpa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. A Ferrara gli fu diagnosticata una meningoencefalite da West Nile, per problemi legati all'infezione e alla situazione critica. Il quadro però si è letteralmente andato a gravarsi, provocando il decurio, quindi la morte dell'uomo in questione. Nella maggioranza dei casi c'è da dire che le persone che vengono a essere punte grazie a una zanzara infetta da West Nile non portano sintomi. In un 20% circa dei casi però accusano dei leggeri sintomi o meglio dei leggeri disturbi, come per esempio il mal per diversi giorni, ma anche la febbre. La forma più grave, la forma più incredibile si può andare a manifestare, come nel caso di specie, se ci fossero dei progressi, problemi a livello di salute, quindi problemi che già prima ci sono stati in passato. Vi ringrazio dell'ascolto, non sono un infettivologo, né un dottore, né un medico, pertanto prendete con le pinze ciò che avete ascoltato perché potrebbe essere errato e non mi assumo alcuna responsabilità di natura civile e o penale. Grazie, grazie di vivissimo cuore per la visione, un salutone e al prossimo video.